Oh, guarda questi piccioncini. L'appuntamento sembra andar bene, eh? Torno subito. Meglio controllare il trucco. Dov'è finito? Le mie chiavi? No. Sta diventando irritante. La svuoterò del tutto. Accidenti! Questa borsetta è incredibilmente spaziosa. I miei trucchi! Ehi, sei tornato! È tutta la tua roba? Ma che si porta dietro lo scotch? È un'ottima domanda! Finalmente tornerà utile. Su, vediamo di utilizzarlo come si deve. Gira il telefono a faccia in giù e attacca un pezzo di nastro biadesivo alla custodia. Poi stacca la protezione e incolla lì i tuoi trucchi. Due oggetti essenziali sono diventati una cosa sola. Potrei anche darmi una ritoccata. Stai benissimo! Sofia, sei così ingegnosa! Queste ricette sono fantastiche! Ciao, Betty! Ho una piccola sorpresa per te! Oh, ti sei ricordata del mio compleanno! Vediamo! Accidenti! Sei la migliore di tutte! Il blu è il mio colore preferito! Lo indosserò tutti i giorni! E calza come un guanto! Ma queste spalline sono un pugno nell'occhio! Non ho il reggiseno giusto da abbinare! Ma... se il tuo reggiseno ha le spalline rimovibili, collegale insieme sul davanti! Quindi falle scorrere sopra la testa. Ora non si vedono più. Questo top è davvero stupendo. Non sembra più elegante adesso? Wow! Quel top sembra fatto apposta per te. Tutto grazie al tuo ingegno, bella. Sì, è un po' di magia. Miau! Sembro feroce! Wow, troppo fondotinta! Ed è perché le setole sono troppo rigide! Dall'odore sembra che la nuova ricetta per i biscotti sia ottima! Ah! Bella! Tranquilla, arrivo! Bella, che cos'è successo? I problemi con il make-up ti hanno sconvolta, eh? Penso di sapere come risolvere il problema! Inumidisci un guanto di gomma con del sapone. E poi strofinaci il pennello sporco. L'attrito toglierà tutto il trucco. Una volta che l'acqua sarà pulita, avrai fatto. Va meglio, eh? E qui non c'è alcun residuo di trucco. Non credevo potesse essere così semplice. Vicky, sei la migliore! Prima lavati il viso. A dopo! Non ho bisogno di lavare i capelli oggi. Ehi, ma com'è successo? Ma così i capelli si rovineranno. Oh, temo che dovrò lavarli alla fine. Uff, ma sono così belli. Ci dovrebbe essere una cuffia qui in giro. Potrebbe funzionare? In fondo è plastica impermeabile, no? Forse se lo uso per coprire soltanto i capelli... Ehi, un po' di magia e puff! Ecco una bella cuffia da doccia. Mettiamola alla prova. Ok, finora tutto bene. Molto bene. Sì, i capelli sono asciutti e favolosi.
Non c'è niente di meglio di un'uscita con la tua migliore amica e questa sarà totalmente dedicata al gossip. Oh! Hai un po' di rossetto sbavato. Te lo sei portata dietro? Ops! Non ti preoccupare. Ho il colore perfetto per te. No, no! Ho qualcosa di meglio. Visto? Prendi un cucchiaio e il tuo colore preferito. Taglia un pezzo di rossetto. E lascialo cadere nel cucchiaio. Dopodiché, scaldalo da sotto. Prendi un piccolo contenitore come questo e versaci il colore sciolto. Poi aggiungi un po' di vaselina. Una piccola quantità è sufficiente. Il composto, una volta mischiato, dovrebbe risultare così. Ecco fatto! Ora, per la custodia del telefono, metti un po' di colla a caldo nel mezzo e attacca il contenitore. Ora il tuo make-up ti seguirà ovunque. I ritocchi saranno super facili. Stai già meglio, vero? E questo colore come lucida labbra è perfetto. Una ragazza si fa sempre trovare preparata, anche alla serata tra ragazze, di sicuro. Un altro giorno, un'altra lezione, è sempre così? Ma sbaglio, quegli zaini sono uguali. Cavolo, non l'avrei comprato se avessi saputo che l'aveva già qualcun altro, stupido zaino. E sembra che qui frequentiamo tutti la stessa cartoleria. Del resto dicono, l'imitazione è un complimento, giusto? Ma non vedi che mi sono fatta i capelli come i tuoi? Ah, adesso basta, non ce la faccio più. Magari non posso comprarmi uno zaino nuovo, ma posso fare qualcosa ai capelli almeno per oggi. Metti i capelli in una coda di cavallo, prendi delle piccole ciocche e avvolgile attorno alla riccia capelli. Adesso tieni così per circa 10 secondi. E prima di subito avrai dei bellissimi ricci. Oh sì, Lana, stai benissimo e hai totalmente cambiato look. Ok, riproviamo, che ne dici? Oh wow, i tuoi capelli sono bellissimi! Come hai fatto a farli così in fretta? Oh beh, sai, fai un ricciolo qui, un ricciolo lì. Ogni ragazza sa che cambiare acconciatura significa sentirsi completamente nuova. Quale colore dovrei scegliere adesso? Bell'incastro! Questa acconciatura mi sta alla grande. E anche il mio trucco è a posto. Lo shopping mi lascia sempre senza forze. Adesso devo mettere a posto tutta questa roba nuova. Forse prima mi rilasserò un po'. Queste cose sono legate così strette. Dai, slegati! Accidenti! Immagino che adesso dovrò indossarle a vita. Sono forcine per capelli? Altrimenti note come sciogli i nodi? Basta far scorrere un lato attraverso il nodo e farlo di nuovo nel senso opposto. Voilà! Ah, che sollievo! Non indosserò mai più scarpe. Ma che... Vicky? Devi smetterla di lanciare le tue scarpe, cara. Mi dispiace. Avresti dovuto sentirti urlare. Cavolo, il mio Instagram sta scoppiando oggi! Hai per caso abbassato il termostato? Boh! Questo maglione mi scalderà! Guarda che capelli! Tutta colpa dell'elettricità statica! Forse posso sistemarli un po'! No! Smettila di ridere, non è divertente! Ti ho detto di smettere! Niente resiste alle proprietà dell'alluminio! Ovviamente! Se avvolgo il manico della mia spazzola e mi pettino normalmente, l'energia statica si disperde all'esterno! Incredibile, vero? Sono di nuovo stupenda! Grazie per il suggerimento! Temevo di sembrare Einstein per sempre!